Ciao a tutti ragazzi, eccomi di nuovo. Come vi avevo promesso, vi metto anche l'altra ricetta, questa volta salata, che è quella, diciamo, che appunto è stata preferita nel sondaggio che avevo fatto sulla fanpage di Facebook. Ed è la focaccia di Nizza. È veramente ottima, quindi ho utilizzato la pasta di pane base seguendo la ricetta che vi metto il link qua sopra. È fatta con cipolle, olive e acciughe, quindi non è leggerissima però. Ad esempio, io amo le cipolle, quindi ovviamente mi è piaciuta moltissimo. Provatela e poi inoltre questa qua, diciamo che sarà una ricetta con cui partecipo a un piccolo concorso di un blog, quindi metterò la ricetta anche sul mio nuovo blog e potete andare a vedere appunto il concorso perché metterò il banner del blog che ha indetto il concorso sotto la ricetta, così magari se volete partecipare anche voi può essere carino, ecco. Detto questo, vi lascio alla videoricetta e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Gli ingredienti per la focaccia di Nizza sono 500 g di pasta di pane già lievitata, vi metto il link a fianco della videoricetta, 1 kg di cipolle affettate sottilissime, vi consiglio quelle di Tropea perché sono le più dolci, io però non le ho trovate, quindi potete anche scegliere quelle bianche, quelle dorate, come preferite. E più sottili possibili perché così andandole a cuocere diventeranno quasi una crema. Poi delle acciughe, dei filetti di acciuga dissalati sotto olio, olive nere snocciolate, sale, pepe e altro olio. Per prima cosa, ovviamente, tagliamo il chilo di cipolle molto sottili. Una volta tagliate sottili le cipolle, mettiamo 4 cucchiai d'olio in una padella dove faremo appassire le cipolle per 40 minuti a fuoco basso e coperte. Poi andremo a salarle e peparle. Quindi facciamo riscaldare l'olio, mettiamo le cipolle ad appassire per una quarantina di minuti a fuoco basso e con il coperchio. Allora, sono quasi passati i 40 minuti, quindi andiamo a salare e pepare le cipolle. Dopo aver cotto le cipolle, prendete la teglia in cui volete cuocere la focaccia. Io ho scelto una tortiera perché la voglio fare tonda, ma potete prendere anche una teglia rettangolare oppure per crostate, come preferite. Accendete anche il forno a 220 gradi. Poi oliate la teglia e andiamo a mettere la pasta di pane base. Come appunto base, quindi la potete tirare col mattarello se preferite, oppure stenderla con le mani come si fa con la pizza. Prendete le cipolle e riempite la focaccia. Create con i filetti di alici la trama che di solito si crea quando si fanno le crostate di marmellata, quindi una sorta di scacchiera, ecco. Io ho dovuto fare una decorazione più o meno, vedete, perché ho comprato delle alici, una confezione di alici che ne conteneva poche, in realtà pensavo ne avessero di più. Quindi voi create pure la decorazione tipica appunto delle crostate di marmellata, poi nei quadrati che si vengono a formare mettete un'oliva nera, in questo modo.
Se volete potete metterne di più, però questa è anche un'idea carina per decorare appunto la focaccia. A questo punto facciamo lievitare un'altra mezz'ora prima di infornarla. Quindi la lasciamo riposare coperta per una mezz'oretta. A questo punto, dopo aver fatto riposare mezz'ora, possiamo infornare a 220 gradi per circa 20 minuti. Ho sfornato la focaccia dopo circa 20-25 minuti. Come potete vedere, è colorita, comunque è dorata. È un'ottima ricetta per una focaccia, per un'idea da picnic, da portare a un pranzo al sacco, perché è anche ottima fredda. Provatela, vi assicuro che è ottima e spero vi piaccia e ci vediamo la prossima volta. Ciao!